Ciao a tutti amici di autoprove.it e benvenuti alla prova su strada della nuova Alfa Romeo Tonale. Avviciniamoci per conoscerla meglio. Ed eccola qui la nuova Alfa Romeo Tonale. Uno sguardo intanto alle dimensioni: larga 1,84 m, lunga 4,53 m, alta 1,60 m, con un passo di 2,60 m, quindi una vettura assolutamente generosa pur rimanendo nel pieno del segmento B-SUV. Uno sguardo intanto al frontale cattivissimo, con questi fari anteriori full LED con tecnologia Matrix. Io ci vedo qualcosa della mitica 159 calandra che si allarga lateralmente, sguardo cattivo abbassata a terra, complici i generosi cerchi in lega da 20 pollici, design tipico di casa Alfa Romeo, pinza freno che non può che essere rossa con scritta in bianco, allestimento speciale con una serie di chicche tra cui questi bellissimi specchietti con tanto di tricolore a vista, body kit dedicato a contrasto con la carrozzeria, uno sguardo al retro con questo lunotto che va a spingersi in basso, montanti generosi, design assolutamente caratteristico confermato dalla firma luminosa dei fanali a tutta ampiezza. A me sono veramente piaciuti tanto perché riprendono il frontale ma propongono una differenziazione importante. Ingresso keyless, quindi accediamo all'interno dell'auto tenendo comodamente la chiave in tasca. Ed eccolo qui l'abitacolo della nuova Alfa Romeo Tonale. Ritrovo David perché grazie a lui che abbiamo organizzato questa bella prova su strada. Uno sguardo intanto al volante multifunzionale, tasto dell'accensione, io lo trovo veramente in stile Alfa Romeo. David, l'interno mi piace molto, devo dire, già dal concept, dalle prime immagini che a suo tempo uscirono si intuiva che l'interno sarebbe stato soddisfacente. Ci sono state le lamentele o qualcuno che non ha ritenuto soddisfacente questa nota leva del cambio, ma sinceramente sì, diciamo che la leva del cambio secondo me stona un po' col resto, però insomma appunto marginale rispetto intanto a questa posizione di guida veramente molto bella. Il volante è quello tipico di casa Alfa Romeo, le palette sono quelle in alluminio ricavate dal pieno, quindi il feedback tattile è veramente molto bello. Adesso abbiamo per la prima volta un quadro strumenti completamente digitale, 12,3 pollici abbinato in questo caso allo schermo del sistema di infotainment da 10,25 pollici. Volevo aggiungere una considerazione sulle palette che anche in questo caso, come su Giulia e Stelvio, hanno la logica di funzionamento simile a quella che precedentemente avevano solamente Ferrari e Maserati, ovvero si parte premendo la levetta con il più per salire di marcia e se le si preme contemporaneamente si può mettere in funzione neutral il cambio. Quindi veramente molto molto immersiva la dinamica di guida con, adesso vi dicevo, il quadro strumenti completamente digitale e completamente configurabile, perché andiamo a richiamare da qui tutte quelle che sono le principali informazioni di sistema. Vi faccio vedere a vettura accesa, eccolo qui, abbiamo a portata di mano tutte le informazioni principali perché possiamo, vedete, configurarlo completamente. Abbiamo gli indicatori, quelli in classico stile Alfa Romeo, possiamo poi visualizzare la navigazione a tutto schermo, basta semplicemente poi switchare fra le varie informazioni visualizzate con questo comodo rotore, quindi privilegiare gli ADAS, i consumi, la mappa, vedete a tutta ampiezza, la velocità che comunque
comunque resta sempre presente, e quindi anche la dinamica di funzionamento del sistema ibrido, un ibrido leggero che ragiona nei fatti come un full hybrid. Bello il volante multifunzionale, a sinistra il funzionamento degli ADAS, quindi frenata automatica d'emergenza, lane assist, qui abbiamo anche il cruise control adattivo perché abbiamo il cambio automatico a 7 rapporti, lato destro invece vedete il volume dei media, la navigazione fra i vari media, centro plancia dominato dallo schermo del sistema di infotainment, touch reattivo, veloce, assolutamente intuitivo, connesso in rete, quindi richiamiamo le principali informazioni in tempo reale, quindi ad esempio il traffico, quindi le aree di servizio nei paraggi, parcheggi più vicini, tutto a portata di mano, navigazione assolutamente intuitiva, curata in questo caso da TomTom, quindi complimenti Alfa Romeo perché questo sistema di infotainment è assolutamente fluido, veloce, intuitivo. Vedete, abbiamo poi la possibilità di sovrapporre le varie schermate, richiamare in maniera rapida la funzione My Car che ci permette appunto di accedere alle info che sono quelle legate alle prestazioni, ai consumi, ai vari controlli. Eccoci allora al volante della nuova Alfa Romeo Tonale per scoprire qualcosa in più su questo interessantissimo 1500 turbo benzina da 130 cavalli. David, abbiamo già macinato i primi chilometri, che impressioni ci portiamo a casa? Un'ottima impressione, devo dire, al momento con una guida molto tranquilla e neutral, la macchina risponde benissimo, è molto silenziosa, i consumi sono bassi, abbiamo notato fino adesso una media sui 15 km al litro, considerato che siamo su salite e discese non è niente male. Non è un dato malaccio, anche perché considerate la vettura pesa 1500 kg e in questo allestimento peraltro arriva con i generosi cerchi in lega da 20 pollici che quindi arricchiscono l'estetica, ma sicuramente a livello di consumi non sono propriamente un toccasana. Parlando di motorizzazione, cosa abbiamo sotto al cofano di questo esemplare in prova? 1500 turbo benzina, 130 cavalli, una coppia di 240 Nm. È interessante, tra l'altro, a questo proposito, visualizzare sul sistema di infotainment la quantità di coppia erogata quando si preme l'acceleratore, perché sotto questo aspetto, se si nota accelerando dai bassi regimi, la coppia non salirà mai al valore massimo subito. Questo perché ai bassi regimi interviene il motore elettrico e fornisce una coppia aggiuntiva, quindi il valore che si reggerà è sempre piuttosto basso, ma perché spinge, diciamo, il motore elettrico. Eh sì, perché questo esemplare in prova è un ibrido leggero, 48 volt, motore elettrico montato all'interno del sistema cambio automatico a 7 rapporti, quindi una vettura che ci permette di viaggiare per tratti limitati comunque in solo elettrico, e quindi in città, nei parcheggi, in tutte quelle situazioni in cui magari possiamo e vogliamo apprezzare il comfort dell'ibrido, comunque l'apporto del motore elettrico non manca. Chiaro che non siamo sulla plug-in, quindi non ci possiamo permettere interi chilometri in solo elettrico, però secondo me questa motorizzazione, in particolare quella da 130 cavalli, è la motorizzazione giusta per fare di quest'auto la compagna di viaggio ideale anche sulle lunghe percorrenze. Sono d'accordo, questa è una versione che si presta di più ad un utilizzo comune anche da parte di chi magari non ha particolari velleità sportive, anche se comunque il motore risponde abbastanza bene considerata la potenza e la massa in gioco. E quando si attiva l'aiuto, diciamo, del sistema elettrico, si veleggia, diciamo, in modalità elettrica per un bel po', devo dire, soprattutto in discesa. Sì, e poi ho notato anche uno start e stop che lavora molto bene, quindi sostanzialmente l'auto ci permette di ridurre in maniera importante i consumi. Per chi volesse qualche prestazione in più, c'è comunque a listino anche la versione da 160 cavalli, in quel caso geometria variabile, però nei fatti la vettura, secondo me, anche col 130 esprime al meglio prestazioni interessanti. Chiaro, non è una velocista, lo 0-100 in 9,9 secondi, però una buona progressione perché arriviamo comunque a 195 km orari di velocità massima, comunque per un SUV di segmento B un ottimo dato. Sì, concordo, se si vuole guidare sportivamente è meglio mettere in dynamic, però, perché la mappatura dell'acceleratore e del sistema vettura in generale in normal tende a
privilegiare i consumi e l'efficienza dell'accoppiamento dei due motori. Quindi se si decide di accelerare di più, magari a volte non si percepisce una perfetta sincronia tra i due motori e tra la risposta del cambio. Questa sensazione però scompare utilizzando la Dynamic. Eh sì, perché abbiamo comunque l'Alfa DNA, in questo caso non abbiamo le sospensioni a controllo elettronico, però la dinamica di guida di quest'auto secondo me è quella giusta, complici le sospensioni che sono MacPherson sia davanti che dietro, quindi l'auto oggettivamente è agile anche in queste situazioni, ovvero traffico, strettoie, comunque la visibilità all'anteriore è buona, dietro forse un po' limitata per via proprio della conformazione del design dell'auto. Sì, c'è un discreto angolo morto nella visuale posteriore, ma bisogna anche dire che quando si fa manovra l'utilizzo della telecamera qui è molto migliorato rispetto ad altri modelli Alfa e del gruppo. Quindi... Sì, visibilità sicuramente limitata, videocamera che ci aiuta tantissimo, ottima la risoluzione, però in generale secondo me questa è un'auto che esprime il meglio di sé sull'extraurbano, complici i consumi, dicevamo, sono limitati perché la nostra media è stata più o meno di 16 chilometri. Sì, probabilmente cresceranno un po', come è normale chiaramente quando si chiede ad un turbo maggiore spinta su percorsi in salita, però sia in ambito urbano sia in ambito extraurbano i consumi si mantengono molto buoni, sia tra l'altro utilizzando la modalità normal e sia la modalità di advanced efficiency. A proposito di manettino, una curiosità è che sulla tonale ha debuttato anche la configurazione ESC off, assente su Giulia Stelvio. Quindi insomma possibilità di andare ancora di più a cucire la dinamica di guida sulle nostre esigenze. Quindi dicevamo consumi generalmente bassi, perché la media è di 16 km con un litro, significa fare più o meno 6,3 litri su 100 km, devo dire un dato più che buono. Parlando di vettura, parlando di tecnologie, non possiamo che citare i sistemi ADAS. Qui nei fatti c'è il non plus ultra di casa Stellantis, guida autonoma di secondo livello. Sì, abbiamo il mantenimento della corsia, la guida autonoma di secondo livello che agisce in autostrada, i Matrix LED su questa versione, tra l'altro, e un'infinità di cose per cui bisogna studiare attentamente il manuale di uso e manutenzione quando la si acquista. Eh sì, LED Matrix che secondo me sono esteticamente bellissimi ma estremamente funzionali, perché noi viaggiamo sempre col massimo fascio luminoso, evitiamo di disturbare le vetture che ci precedono o provengono in senso contrario. Guida autonoma di secondo livello, quindi cruise control adattivo, blind spot, tutto quello che volete, però secondo me il core di questa vettura è sotto al cofano, perché questo 1500 è veramente molto molto brillante, lo vediamo qua all'opera sul misto stretto, insomma non ne sbaglia una. No, assolutamente, soprattutto sul misto stretto quello che aiuta molto è sia uno sterzo molto diretto e sia una taratura delle sospensioni eccellente, che permette una risposta buona al telaio anche in presenza di sconnessioni sulla strada, e in particolar modo in giornate come quella odierna in cui il tempo e le condizioni meteo non ci assistono. Sì, poi l'asfalto non è propriamente quello drenante, le buche sono veramente crateri lunari, però l'auto è veramente ben insonorizzata, questa è una delle prime cose che ho notato. Parlando di prezzi, la Alfa Romeo Tonale arriva a listino più o meno a 35.500 euro. A 35.500 si acquista la Super, poi c'è la Sprint e poi le versioni più accessoriate, ma devo dire che a mio modesto avviso la versione che offre il miglior rapporto tra qualità e prezzo è la Sprint, che viene di listino, se non erro, a 38.500, e che offre una dotazione di accessori più che discreta, soprattutto a paragone con quello che la concorrenza offre a parità di fascia e di prezzo. L'allestimento speciale era stato presentato con la presentazione della vettura, attualmente sono rimasti a listino la T e la Veloce, e diciamo che le dotazioni di una speciale possono essere ricondotte più o meno alla versione veloce,
con qualche differenza, insomma, ma chiaramente questa era una versione di lancio, quindi era super accessoriale. Sì. Prima di tornare a mostrarvi altri dettagli dall'abitacolo di Alfa Romeo Tonale, ci teniamo però a raccontarvi un po' per uno le cose che ci sono piaciute e che non ci sono piaciute da questa prova su strada. Voglio partire intanto io citando il design. A me questa vettura piace tantissimo. Secondo me Alfa Romeo ha azzeccato le linee per dare quella personalità giusta nel segmento B-SUV che ormai è popolatissimo. Ci sono praticamente modelli e modelli tra i quali scegliere, però Tonale secondo me è assolutamente ben posizionata e riconoscibile. Parlando di un'altra cosa che mi è sicuramente piaciuta, è il motore. Davide, che ne pensi? Un motore, considerata la potenza, è un ottimo motore. Devo dire, non avrà la risposta, la prontezza di risposta che aveva il vecchio 1.4 Fire Turbo, però considerata la massa in gioco e considerato il sistema ibrido, nel momento in cui ci si vuole divertire in dynamic risponde molto bene. Bisogna metterlo in dynamic però, perché in normal, ecco, l'unico difetto, diciamo, che io rileverei nella guida è nella non perfetta risposta dell'accoppiamento dei motori in normal, e quando capita che si spinge di più, per esempio per un sorpasso o per una salita eccetera, però avviene solo in normal, perché in dynamic non ho notato questa incertezza. Altro aspetto secondo me da citare tra i grandi pro di quest'auto, la tecnologia. Intanto a livello appunto motorizzazione, con il sistema ibrido leggero, consumi contenuti e soprattutto un'ottima dinamica di guida per quanto riguarda la gestione di tutti i dispositivi ad asse di bordo. Poi insomma anche la tecnologia che abbiamo a livello di abitacolo, con il quadro strumenti completamente digitale, il sistema di infotainment centrale da 10,25 pollici ben ad altezza occhi, insomma, ci offrono un comfort assolutamente importante. Sono d'accordo. A me le cose che hanno sorpreso positivamente di più sono il comfort, l'insonorizzazione, la risposta delle sospensioni e la dotazione tecnologica di bordo. Mi piace moltissimo il nuovo quadro strumenti, che ricorda molto quello delle vecchie Giulia degli anni 60. Vero, 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 c'è questo tocco retro che secondo me acquisisce ancora più significato a bordo di una vettura come questa, che comunque eredita una tradizione importantissima. Parlando invece delle cose che forse non quadrano della vettura, io direi intanto il discorso visibilità posteriore è veramente contenuta, montanti generosi, l'1.8 inclinato, insomma, nelle manovre in città la retrocamera ci aiuta tanto. Sì, questo sicuramente, però devo dire che allo stato attuale, considerate le tendenze attuali del design, è difficile trovare auto che non abbiano dei montanti posteriori molto spessi, quindi è una caratteristica comune a quello che è tutto il linguaggio del design attuale. Sì, 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 diciamo un male comune, quindi ottimo il fatto che comunque la retrocamera abbia una risoluzione importante, perché ci aiuta veramente tanto. Fra le cose che non mi hanno convinto, io citerei anche il discorso accessori e disponibilità degli accessori sugli allestimenti, perché ad esempio i fari full LED con tecnologia Matrix, come anche le sospensioni a controllo elettronico, sono disponibili sui top di gamma. Sì, è vero, non sono disponibili sulle versioni base, e questo è un po' un limite che ho notato nella personalizzazione, ma non solo della Tonale, spesso nelle vetture Alfa Romeo, cioè per scegliere determinati accessori bisogna passare obbligatoriamente a versioni superiori, quando questo approccio fa sì che le versioni base non possano spesso essere dotate di accessori che magari uno voglia acquistare singolarmente. Parte bassa della plancia, bocchette del climatizzatore che per fortuna mantiene i tasti fisici. A me questa soluzione è piaciuta, brava Alfa Romeo, mantenere i tasti fisici e non relegare completamente la funzione clima al sistema di infotainment, secondo me ci permette di mantenere l'attenzione giusta al volante. Selettore Alfa DNA ben presente, ben visibile, raggiungibile quando serve. Qui la slitta per la ricarica wireless dello smartphone, ingresso USB tipo A, tipo C, leva del cambio, ci dicevamo, insomma, un po' forse da personalizzare di più. Non manca però il tricolore, rotore
per il volume dei media, freno a mano elettrico, due pratici, porta bottiglie e bicchieri e poi bracciolo centrale. Io dedicherei però, David, se sei d'accordo, attenzione a questi sedili che ho trovato veramente molto belli e avvolgenti. Comodi, soprattutto, devo dire. Confrontati anche con quelli di Giulia e Stelvio, non temono nessun confronto perché obiettivamente sono davvero comodi. E aggiungo, sono comodi anche quelli posteriori. Ci sono entrato io comodamente, senza problemi di spazio, con i miei 1,92 m. Quindi andiamo infatti a dare uno sguardo alla visibilità posteriore. Beh, il passo, vi dicevo, 2,62 m è generoso. Lo spazio è giusto perché io adesso non sono alto come David 1,90 m e più, ma sono alto 1,80 m, ma ho arretrato completamente il sedile lato conducente, guardate, mi restano centimetri buoni per le ginocchia, ne ho di buoni anche per la testa, il tetto vedete scende molto nel retro, però l'abitabilità resta buona, vedete sono state ricavate delle nicchie nel cielo dell'auto e quindi si viaggia veramente comodi anche se si è particolarmente alti. La linea di cintura che sale nel retro e stringe in maniera significativa i finestrini. Abbiamo però il quinto posto con un generoso bracciolo centrale, porta bottiglie e bicchieri, possibilità poi vedete di accedere direttamente al bagagliaio, quindi ottima soluzione magari per riporre degli sci o degli oggetti più lunghi. Dietro altra ottima soluzione perché abbiamo le bocchette del climatizzatore, anche qui ingresso USB tipo C, tipo A, c'è un po' di ingombro legato al tunnel centrale, però insomma capiterà secondo me poche volte di sfruttare l'auto effettivamente in 5. Uno sguardo al bagagliaio, 1550 litri, abbattendo completamente gli schienali dei sedili posteriori, nei fatti 500 litri di capacità di carico, un bagagliaio da record considerando il segmento, un bagagliaio che sicuramente presenta, come noterete, un'altezza del piano abbastanza generosa, però peccato veniale perché guardate qui la capacità veramente significativa di carico. Qui sotto non abbiamo la ruota di scorta, c'è però il kit di gonfiaggio. Questa allora era la prova su strada della nuova Alfa Romeo Tonale. Grazie David, grazie a Jolly Auto che ci ha messo a disposizione la vettura. Adesso però, come sempre, voglio sentire la vostra. Ditemi tutto quello che ne pensate qua sotto nei commenti perché leggiamo e rispondiamo volentieri a tutti. Prima di salutarci però l'invito è quello solito, andate a curiosare sui vari social di autoprove.it, vari Facebook, Twitter, Instagram, seguite il blog che è sempre aggiornato con le ultime novità e curiosità dal mondo dei motori, ma soprattutto iscrivetevi a questo canale YouTube perché ci troviamo anche con David qui per la prossima prova su strada. Ciao!